Ciao a tutti, bentornati o benvenuti in un nuovo video. Oggi, come vedete, siamo super in tema natalizio, con le lucine alle mie spalle, il mio cerchiettino che si farà rumore per tutto il video e il mio maglione di Natale che non vedevo l'ora di sfoggiare. Oggi, come avrete letto dal titolo, vi faccio vedere come realizzare questo look super semplice per Natale, per le vostre feste. Ho utilizzato davvero pochissimi prodotti, quindi non potete lamentarvi, ma invece per chi vuole qualcosa di un pochino più estroso ci sarà un altro tutorial, quindi questa è la versione un po' più semplificata, ma comunque d'effetto io non mi lamento perché è anche super glam. Detto ciò, io vi lascio tutto il processo per uscire così e spero appunto che vi possa piacere. Prima cosa che vado a fare, così intanto agisce nel mentre che ci trucchiamo, applico il nostro Tattoo Brow, che so ne andate pazzi anche voi. Io utilizzo una tonalità light brown e quindi lo vado appunto ad applicare. Questo è favola, applicate questo e vi fa appunto una sorta di tinta, poi è peel off, quindi è semplicissimo. Io lo vado ad applicare nella forma che più desidero, poi mi tengo vicino un cotton fioc così dopo mi vado a pulire la forma. Una volta che abbiamo la nostra forma, mi raccomando, più o meno fate le simili. Procediamo subito con il trucco occhi, che è la mia parte preferita. Vado a preparare la palpebra con il correttore, questo qui è l'IHAR Instant Anti-Age. Io utilizzo la tonalità light, quindi vado leggermente a sporcare la palpebra, lo sfumo. Tra l'altro, se sentite questo rumorino, è il mio cerchietto super in tema. E una volta fatto questo, prendo la mia palettina. Ho deciso di utilizzare questa qui, che è la The Nudes, che ha tutti dei toni tranquilli, quindi fattibili per tutti i tipi di donna, di età, eccetera eccetera. Infatti andremo a fare una cosa molto 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 semplice, useremo soltanto 3 colori. Inizio applicando su tutta la palpebra questo colorino qui, perché voglio fare come una sorta di smoky, quindi inizio sfumandolo nella piega per aiutarmi a sfumare vicino all'attaccatura delle sopracciglia. Utilizzo questo colorino qua, che è un Color Sensational, utilizzo sempre lo stesso pennello, magari dalla parte un po' più pulita, e appunto lo passo qui e mi crea questo colore di transizione. Una volta fatta questa base, vado ad intensificare leggermente la zona finale con questo colore qua. Non vado a prendere il nero, altrimenti lo carichiamo troppo, quindi uso questo che è un color cioccolatino. Non lo sfumo neanche, lo picchietto semplicemente poco poco. Fatto questo, applichiamo l'ultimo colore. Riprendo un po' del correttore, stavolta lo metto sulla mano, con un pennellino piatto prelevo il correttore e mi vado a fare una sorta di spazietto proprio sulla palpebra. Non deve essere troppo preciso, semplicemente andiamo a pulire la zona, così ci andiamo ad applicare il nostro colore super natalizio, cioè questo bellissimo oro. Questo in particolare di questa palettina non è troppo forte, quindi rimaniamo sempre sul look abbastanza soft glam, e lo vado ad applicare con il pennellino che c'è in dotazione nella palettina, che è questo qua piatto, che per pressare gli ombretti e farli brillare è assolutamente perfetto. Guardate che copertina. Fatto ciò, riprendo il primo colore che abbiamo utilizzato e sfumo i bordi per rendere il tutto un pochino più sfumato. Fatto questo, adesso passiamo alla base. Vado a utilizzare questo fondotinta qui, che mi sta piacendo da morire. Questo è il Super Stay 24 ore. Io utilizzo la tonalità 03 True Ivory. Lo applico con una spugnetta su tutto il viso, mi raccomando, assicuratevi sempre che il viso sia ben deterso, mettete un primer, una crema, così state a posto per tutto il cenone. E come vedete, questo è un fondotinta abbastanza coprente ma modulabile. Io in questo caso, sapete, mi piacciono abbastanza le full face, quindi ci vado un pochino più carica, però si stende che è una meraviglia. E cosa ancora più importante, almeno per quanto mi riguarda, non si sente sulla pelle. Fatto ciò, andiamo sempre con il nostro correttore. E poi utilizzo la cipria. Fissata la nostra base, finisco il trucco degli occhi, sempre con questo piccolo pennellino. Faccio un mix tra il colore principale che abbiamo utilizzato e questo più chiaro, e lo passo qui sotto. E per finire riprendo il dorato e lo utilizzo nella parte iniziale e nell'angolo interno. Dopodiché vado ad applicare un kajal nero. Io lo applico soltanto nella prima metà dell'occhio.
occhio e con l'ombrettino nero della palette lo vado a sfumare. Come mascara vado ad applicare il Ciglia Sensazionali, questo è un mascara super black, guardate che scovolinone, e appunto questo ci aiuta nell'incurvatura delle nostre ciglia. Come vedrete dopo dal close up, questo mascara dà questo effetto ciglia separate, quindi è molto bello, molto naturale, ma allo stesso tempo si nota. Adesso andiamo a finire il trucco del viso e poi togliamo le nostre sopracciglia. Utilizzo questo duo per il contouring. Questo qui è il blush, giusto per colorare un pochino il tutto. Come illuminante utilizzo questo ombrettino della palette mischiato a questo del duo. Porto questa combo anche un pochino qui. Ora andiamo a togliere il nostro sopracciglia, mi raccomando fatelo sempre contropelo, come vedete è semplicissimo. Adesso io l'ho tenuto circa un'oretta, ma se volete un effetto più prolungato, come c'è scritto anche poi sulla confezione, più tempo lo tenete e più vi dura nei giorni successivi, fino a una durata di 3 giorni. Questo voi me lo potete pure mettere mentre state cucinando per il famoso cenone, poi prima di aprire gli ospiti, tac, pronte. Ed ora, ultimo step, le labbra. Logicamente non potevo non fare un tutorial semplice di Natale senza un rossettino rosso. Anche qui a vostra discrezione, ma io ve lo consiglio sempre, fa sempre scena. Questo è il colore e ho scelto per questo look un rossettino sheer, perché adesso vanno di moda le labbra glossy, però comunque vogliamo coprenza, quindi questo è perfetto. E io lo vado ad applicare direttamente così, se volete potete utilizzare una matita. Come vedete io ho scelto una punta di rosso molto particolare, perché non è il classico rosso Ferrari, ma ha una puntina di fucsia all'interno che secondo me lo rende più particolare, quindi è molto 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 bello, confortevole e state a posto. Quindi questo è il look finito, adesso vi faccio un close up così vi faccio vedere bene tutte le cose. Questo è il look che abbiamo realizzato, come vedete pochissimi passaggi, pochissimi prodotti, risultato direi più che buono. C'è tutto, dalle sopracciglia in ordine, trucco occhi, che poi voi a seconda di come preferite potete fare più o meno carico. Il mascara dà un effetto molto bello, a me piace molto. E per finire il rossettino, un po' sheer, un po' alla moda, un po' particolare. Anche l'effetto del fondotinta è qualcosa di pazzesco. Trovate i link qua sotto nell'info box per acquistare i prodottini che ho utilizzato su Amazon. Altrimenti, se volete fare prima, potete andare direttamente nei negozi che rivendono Maybelline. Prodotti performanti e alla portata di tutti, anche per fare dei regali di Natale. Metteteceli in mezzo che va sempre bene. Detto ciò, io spero il look vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, thumbs up, iscrivetevi se ancora non lo siete. Io vi mando un grosso bacione, buon Natale, state con la vostra famiglia, con chi amate. E noi ci vediamo a un prossimo video. Ciao!